Oggi, 6 febbraio, si celebra la giornata mondiale della tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili. Un fenomeno che coinvolge più di 200 milioni di donne nel mondo e sono più di 4 milioni le bambine che quest'anno sono a rischio mutilazione. Per quanto riguarda invece l'Italia, abbiamo delle stime, non abbiamo dei dati certi. Mi va di fare riferimento al lavoro della professoressa Patrizia Farina, con cui Aidos collabora, che nell'ultima ricerca dell'Università Bicocca, finanziata dal Dipartimento delle Pari Opportunità, riporta il dato di 60-80 mila donne che convivono con le MGF, se non mi sbaglio, dalle 5.000 alle 9.000 a rischio. Ma che cosa sono le mutilazioni genitali femminili? L'Organizzazione Mondiale della Sanità le ha definite come forme di rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre modificazioni indotte agli organi genitali femminili effettuate per ragioni culturali o altre ragioni non terapeutiche. Tanti sono i miti e le leggende intorno alla questione delle mutilazioni genitali femminili. L'infibulazione è intesa come unico tipo di mutilazione genitale. E la convinzione che siano una pratica strettamente africana, non sono assolutamente una pratica solamente africana, sono praticate in moltissimi luoghi diversi che vanno appunto dall'Africa all'Asia, ma sono oggi presenti anche in Europa. La convinzione che siano una pratica legata alla religione islamica, anche questo non è vero, vengono praticate anche in contesti completamente diversi che possono essere sia slegati dalla religione, sono più legati alla tradizione o anche addirittura essere praticate da persone che vengono da religioni differenti. Ma che cosa fanno sul campo le associazioni che si occupano di questa problematica? Lo abbiamo chiesto alla coordinatrice dei programmi del network europeo per porre fine alle mutilazioni genitali femminili. Ecco che cosa ci ha detto. We have to collaborate also with community. È necessario collaborare con i leader delle comunità per essere sicuri di comunicare nel miglior modo possibile per proteggere le giovani ragazze. Al tempo stesso è necessario fare in modo che questo rito, che segna il passaggio dall'età adolescenziale all'età adulta, possa avvenire ma senza arrecare danno alle giovani ragazze. Ma perché vengono adottate queste pratiche? Sicuramente la questione è di tipo culturale, ma non solo, ha a che fare anche con quella che è l'accettazione sociale, cioè conformarsi a quelle norme che vengono adottate nella nostra comunità per non esserne esclusi. Questo ci fa capire anche quanto è difficile rapportarsi con il problema delle mutilazioni genitali femminili, soprattutto se lo si fa con un metodo di tipo giudicante. È importante, quando si parla di mutilazioni genitali femminili, ricordarci che non possiamo cambiare i comportamenti o le credenze delle persone semplicemente dicendo loro che sono pratiche sbagliate. Non puoi pensare di cambiare qualcuno giudicando le sue pratiche o dicendogli che ciò che fanno e ciò in cui credono è sbagliato. Dobbiamo evitare di pensare che noi sappiamo tutto e che noi dobbiamo salvarli. Una cosa che accade molto spesso quando si parla di MGF, quando si lavora con le MGF, è veder dare dei giudizi molto netti, anche sui giornali, ma molto spesso questo può riguardare anche chi si ritrova nel sistema di accoglienza, una predisposizione giudicante che va dal rimanere estremamente colpiti quando ci si trova di fronte a un fenomeno del genere, per quanto comprensibile, all'uso di tradizione barbarica, primitiva, tradizionale, questo sempre poi pensando che da controaltare ci sia appunto progresso, civiltà, modernità.